Bom dia a todos, prezada professora Janaína Cardoso, diretora do Instituto de Letras da UERJ, prezada professora Lívia Araponi, diretora do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, prezado o professor Renato Venâncio, chefe do Departamento de Letras Neolatinas, prezados professores do setor de italiano, Prezados conferencistas, prezados participantes, é com grande alegria que realizamos a primeira semana italiana da UERJ, e celebra também a vigésima semana, a 27ª semana da língua italiana nel Mundo, cujo título, italiano tra parola e Imagine, Graffiti, Illustrazione, Fumetti, serviu-nos de grande inspiração para falarmos de temas perto da italianística no Brasil e na Itália. O evento se realizará em quatro dias e esperamos que cada um destes dias possa contribuir, tanto para a formação de alunos quanto para a ampliação dos horizontes que envolve o trabalho de todos aqueles professores, pesquisadores, tradutores, estudantes que se dedicam à língua italiana. Este evento é o primeiro que realizamos virtualmente e sua organização exigiu um grande e cooperativo trabalho de equipe. Para superar as dificuldades que o atual momento nos impõe. Neste trabalho, estiveram envolvidos tanto os professores quanto os alunos, a fim de proporcionar a todos e a cada um dos participantes uma experiência acadêmica valorosa e dinâmica. Para completar esta experiência, Convido a, todos, a todas e a todos a visitarem nossa página, a página do setor de italiano, no Facebook, no Facebook onde será possível participar da primeira mostra virtual dos projetos de ensino, pesquisa e extensão do setor de italiano. Eu, na qualidade de coordenador do setor de italiano da UERJ, dou-lhes as boas-vindas, desejando que a primeira semana italiana da UERJ e a 20 ª semana da língua italiana nel mundo possa marcar o início de um excelente ciclo de atividades voltadas para a ampla difusão da língua, da literatura... E da cultura italiana no Rio de Janeiro e no Brasil. E passo então a palavra para a professora Janaína Cardoso, diretora do Instituto de Letras da UERS. Ah, bom dia, obrigada, Alcibiades. É, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer ao Cebiades e aos demais colegas do setor de italiano pelo convite para a abertura da primeira semana italiana da UERJ e a vigésima semana de língua italiana no mundo. Neste momento tão complexo, não é fácil organizar um evento de tão grande porte, principalmente pela necessidade de organizá-lo virtualmente e em que todas as participações também serão virtuais. Fernanda Liberale fala do inédito viável. Este evento demonstra que se pode fazer muito, mesmo no contexto do inédito viável, muito mais do que o simples viável. Né? Vocês de demonstram que o virtual não é o oposto real, nem sinônimo de longe. Vocês souberam se apropriar do virtual, das tecnologias digitais, para conseguir compartilhar. Seus estudos e experiências, e para serem cada vez mais criativos e críticos. De hoje até o dia 30 de outubro, serão apresentados estudos em diferentes áreas, como tradução, literatura, língua e cultura italianas, por palestrantes de diferentes universidades nacionais e internacionais. Então, por todos esses motivos, é uma grande honra para mim. Poder abrir este evento de tal grande porte neste momento tão complexo. Tenha uma ótima semana de estudos. Obrigado, Janaína. Passo, então, agora a palavra à professora senhora diretora do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, Lívia Rapone. Bom dia a tutti. Parlerò in italiano, data l'occasione in cui ci troviamo. Desidero innanzitutto ringraziare la WERG, il suo rettore Riccardo Loggi, la professoressa Giannaina Cardoso, il professor Renato Venanzio e tutto il settore italiano dell'università, nomino il professor Alsevia De Areas, il, il coordinatore del settore, ma il mio pensiero va anche a tutti i professori che con lui collaborano eh, nella, nel compito difficile ma anche molto bello eh, dell'insegnamento della lingua italiana e della trasmissione della cultura e di varie eh, espressioni appunto della, della civiltà italiana eh, classica. E, e contemporanea. Per me è veramente un piacere partecipare a questo evento anche perché noto con grande eh, soddisfazione che per voi è la prima settimana italiana della WERG, quindi è vero che c'è eh, il forte impulso di un evento che viene dall'Italia, che è la settimana della lingua, nata nel 2000 e che arriva alla sua ventesima edizione, ma è anche vero che è eh, un... Un evento uh, ideato, creato, inaugurato da voi in quest'anno, come ha ricordato la professoressa Gianaina, così difficile. Eh, no? Un anno che ha visto tutti noi che lavoriamo con la lingua, con la cultura, nella necessità di riorganizzare il nostro lavoro, la nostra offerta, le nostre relazioni con gli studenti, con i colleghi, con tutti quelli che producono lingua e cultura. Quindi mi congratulo veramente, sinceramente, con tutti voi per questo, per questo lavoro e anche con i vostri studenti che so essere molto attivi e partecipi in, in varie attività eh, proposte appunto dai docenti. Ho visto eh, il vostro programma eh, e sono rimasta particolarmente colpita dalla maniera come avete valorizzato interpretato il tema del proposto che è appunto eh, l'italiano tra lingua e immagine, eh, graffiti, illustrazioni e fumetti. Lingua e immagine, ambito verbale e ambito visivo sono profondamente interconnessi ed entrambi, oltre a produrre in prima istanza comunicazione, producono anche rappresentazione. Dunque, occuparsi di cinema, di linguaggio cinematografico, di fumetti, di illustrazioni, come avete fatto eh, egregiamente nel vostro programma, diviene assolutamente cruciale e eh, fondamentale per capire come ci muoviamo in un, in un universo di messaggi ibridi, in cui appunto immagine e eh, parola, testo verbale si potenziano. A vicenda, e mi complimento anche per aver coinvolto eh, docenti di università italiane e brasiliane di vari ambiti. Penso che questa anche interdisciplinarietà sia molto interessante. Anche il risalto dato alla semiologia in tutto ciò è fondamentale. E ehm, un altro aspetto che volevo menzionare. È quello legato al, al linguaggio attuale della comunicazione digitale in cui siamo tutti immersi e che per eccellenza è un, un ambito ibrido in cui parole immagini ma anche suoni cooperano assieme per appunto oh, costruire un, un senso per cui mi sembra che siamo veramente sulla Strada giusta e eh, voglio riaffermare la, eh, la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura nelle vostre iniziative presenti e future. Noi ci saremo. Anche l'ambito della traduzione, sul quale lavorate molto intensamente, è eh, di grandissima importanza per noi e quindi speriamo di poter avere così. Mh, a questo punto nel 2021, nuove occasioni come c'è stata eh, nel caso dell'evento eh, dell organizzato eh, con il poeta mh, italiano eh, Garaus. Non ricordo bene male il nome, <ride> potrei sbagliarmi. ma... E, ehm, e dunque non mi resta che augurarvi eh, buon lavoro, eh, dirvi che l'Istituto sta promuovendo attivamente le vostre iniziative. E ehm, farvi ancora tantissimi complimenti, vi auguro un'ottima un settimana italiana e un'ottima ehm, settimana della lingua italiana nel mondo, ma le due cose eh, in qualche modo vengono a, a coincidere, a sovrapporsi. Un caro saluto a tutti. Grazie Lidia. E agora passo mi la parola a... Ao chefe de departamento de Edranel Latinas, professor Renato Venanzi. Bom dia a todos, buongiorno. Infelizmente não falo italiano, é tá um prazer estar aqui. Então, bom dia, professora Janaína, diretora do Instituto de Letras, né? professor Alcibius, professora Lívia, aparecida estava presente agora, está aqui também, naturalmente. Queria parabenizar, em primeiro lugar, o, o, o setor italiano pela organização desse evento, né? Que vai, uma semana, né? Porque vai terminar na semana que vem, né? e desejar a todos uma semana de muitas trocas enriquecedoras, né? É, como Janaína falou, né? A gente está, não vou lembrar exatamente das palavras, mas é um momento em que a gente está tendo que se reinventar, né? E usar as novas tecnologias para superar é, os problemas criados pela pandemia e diminuir as distâncias. E vou falar rapidamente, porque embora eu não conheça a língua italiana, né e pouco, pouco literatura é muito pouco mas eu, eu assim quando jovem né bem jovem eu pensei em fazer cinema cheguei a pensar em fazer vestibular e acabei fazendo teatro eu fui eu fiz teatro na Unirio dois anos não terminei mas enfim faz essas coisas fazem parte do percurso né dos professores Os professores têm histórias que né anteriores a letras enfim fiz dança cheguei a ser Bailarino, inclusive, mas amador. Também pensei em seguir a carreira de bailarino. Mas eu era um cinéfilo quando jovem. E o cinema italiano foi muito presente assim, foi extremamente presente na minha vida. Eu lembro que, muito jovem, eu sempre procurei frequentar festivais de cinema. Então eu lembro, por exemplo, e também na televisão, né? eu lembro de ter visto é, A Morte em Veneza na televisão. Em preto e branco, depois fui ver no cinema. Né? Então, é de Luquino Visconti, né? adaptação de uma novela de Thomas Mann, o um autor, depois que eu vim admirar e vim conhecer um pouquinho. E eu lembro que, muito jovem, eu li um roteiro de um filme chamado Shake Branco, que é um filme de Fellini, com Alberto Sordi. Né? Quer dizer, o interesse me levava a ler um roteiro, enfim. E, claro, vi muita coisa, vi filmes de Pasolini, Marco Vicário. Uh, claro, Roberto Rossellini. Então, assim, eu fui marcado pelo cinema italiano, que nos anos 70, muito provavelmente, era uma das maiores cinematografias do mundo. Se a gente pensar na riqueza do cinema, né? Tinetitar, né? que era um estúdio maravilhoso, era uma coisa absurda. Infelizmente, essa isso ficou para trás. Mas, enfim. Estou vendo, eu vi que no, 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 no programa a gente, é, tem é, pelo menos duas palestras sobre cinema, então eu já fiquei bastante interessado em função disso. Aliás, eu falei em Visconti, né, que adaptou o Leopardo, né? De, de, uh, como é o nome do autor mesmo, do Leopardo? Vocês podem. Beleza. Tomás de Lampedusa. Isso, Lampedusa. Leopardo. Gato Pardo, com a Alain Delon, e Cláudia Cardinale. Alain Doulon, né, o um ator francês, né, mito, né, Cardinale, lindíssimo. Né. Bom, então eu fecho aqui, né, porque eu já estou falando muito, e agradeço mais uma vez o convite, e aí gostaria de parabenizar ao setor de italiano, na, nas pessoas do, do coordenador Alcebides Areias, e a chefe de departamento, professora Aparecida Cardoso. Então, um bom evento para vocês, um bom dia. Alcebis. Obrigado, professor Renato. É, agora é, estão já presentes o professor Francisco Ceda e o professor Paulo Sorrentino. Acho que podemos dar início à nossa programação. Bem-vindos, bem professores. Eh, Francesco Seda e Paolo Sorrentino. Brigado, buongiorno a tutti. Un grande grazie per, per l'invito, è un grande piacere, un grande onore poter essere con voi, poter dare, dare in qualche modo anche eh, diciamo, l'avvio a queste giornate dedicate alla, alla, lingua, alla lingua italiana e poi è un particolare piacere tornare almeno virtualmente. Eh, nelle, nelle aule della, della UERGI dove sono stato diverse volte ospite appunto di Carmen eh, Pragedas, di Darcilia Simões, eh, di, di altri di voi che ho avuto il piacere di conoscere e dunque è una, una, una grande gioia anche sebbene in questa condizione poter, poter essere insieme e, da quello che mi aveva chiesto Carmen ci aveva chiesto Carmen l'idea era un po' intanto di raccontare come è nato questo libro io vi condivido delle immagini che insomma possono un po' servire ad accompagnare la, la presentazione sia mia sia del collega Paolo Sorrentino, che, a cui dopo lascio, lascio subito la parola. Come è nato questo libro su Roma, una piccola storia simbolica? E beh, intanto nasce da un percorso biografico e anche professionale. E nel mio caso, legato al fatto che io, a 19 anni sono partito dalla Sardegna. Sono andato a studiare a Roma all'Università all La Sapienza e, e, e lì ho fatto, mi sono laureato, ho fatto il dottorato, ho iniziato a insegnare semiotica, poi mi sono trasferito all'Università di Roma Tor Vergata e lì, sempre in contatto con l'Università della Sapienza, dove c'era la mia docente con cui sono cresciuto, Isabella Pezzini, e poi con i colleghi della, della PUCI di San Paolo abbiamo sviluppato... Un progetto internazionale di studio delle città, cioè una cooperazione che aveva eh, come obiettivo principale quello di vedere come si stava evolvendo il, il modo di costruire significati a partire dai vissuti metropolitani. Chiaramente la nostra idea era di farlo con uno sguardo di tipo, di tipo semiotico, attento. Al modo in cui la cultura, la produzione culturale, le pratiche culturali trasformano la città e anche il modo in cui la vivono le persone che, eh, diciamo così, che, che ogni giorno la attraversano. Io, in particolar modo, mi sono occupato oltre che di Roma, anche di, di Dubai, dove ho avuto modo di fare ricerca sul campo e, appunto, di San Paolo e anche un po' sfruttato. Le mie conoscenze di Rio de Janeiro, anche per riuscire a dire qualcosa anche su Rio de Janeiro, infatti sia San Paolo che Dubai che Rio de Janeiro sono citate dentro, dentro il libro. E ad un certo punto, dopo tanti anni di, di lavoro eh, e di pubblicazioni su riviste e su libri di tipo accademico, ho deciso, coinvolgendo anche l'amico e collega Paolo Sorrentino, che è parte anche egli, di questo questo percorso di trasformare questa, questi dieci anni e più di ricerca in, in un lavoro che fosse semiotico, fosse rigoroso dal punto di vista dei, dei contenuti, dei concetti, però fosse dal punto di vista stilistico, dal punto di vista del linguaggio, eh, capace di parlare anche ad un pubblico non accademico, non legato al. Al, ai circuiti del sapere universitario. E da lì abbiamo lavorato insieme con Paolo, con Paolo Sorrentino e abbiamo costruito quello che poi è diventato il libro Roma, piccola storia, piccola storia simbolica. Qua vedete eh, in primo piano, vi sto lasciando il, quello che poi è anche l'oggetto che abbiamo messo nella, nella prima pagina sulla copertina del libro, che è il famoso sigillo di Federico Barbarossa. Dove troviamo per la prima volta la scritta Roma Caput, Caput Mundi? Eh, abbiamo anche un po' giocato, ironicamente, nel retro del, del libro a mettere invece dei, eh, diciamo così, dei, come si dice, dei magneti, di quelli che si appendono sul frigorifero, che diciamo, rappresentano invece la dimensione popolare della rappresentazione simbolica, simbolica di Roma. Ecco, questo, questa doppia anima, quella più culturologica, di studio culturale, di studio storico, su cui chiaramente Roma è ricchissima e su cui dà una mole importante di, di, di materiale, e quella invece più popolare, più legata all'immaginario culturale, e diciamo ci è sembrato un po' la, la, la doppia anima, l'anima più, più giusta per riuscire a tenere insieme uno studio su una città e su una vicenda. Umana, politica, sociale come com così complessa come quella, come quella di Roma. Eh, adesso do la parola a Paolo, così anche lui magari racconta un po' come lui ha approcciato lo studio di Roma e poi torniamo un po' sui contenuti, un po' più in, in dettaglio. A te, Paolo. Grazie Francesco e un saluto a tutti. Sì, ehm, diciamo così, io anche io, diciamo, ripartirei, diciamo, da questa da quest idea, cioè, più che altro, diciamo, ehm, partirei dal, dal modo in cui, appunto, probabilmente ci siamo mossi e ci siamo ripartiti i ruoli con... Francesco e soprattutto ripartiti i ruoli nel senso della, della ricerca che abbiamo, che abbiamo intrapreso. Diciamo che eh, mentre eh, Francesco eh, si è mosso, insomma, eh, tra le molte mitologie che hanno dato forma e che continuano a dare forma, che modellano l'identità eh, della città, no? che modellano il suo presente no? in modo sincronico, no? in sincronia, io diciamo, sono eh, partito da eh, una eh, formazione simbolica e, e discorsiva specifica. Sono ovvero, partito dal, dall'emblema della città. Adesso posso, se riesco, se vuoi condivido io lo schermo. Francesco, anch'io lo schermo posso condividerlo. Ecco, così non ci. mi sa che adesso è condiviso il mio. E quindi dicevo, sono, eh, è condiviso, vedete il mio, il mio schermo in questo momento. E diciamo quindi: sono eh, partito dal, proprio dall'emblema della città, ovvero dal suo, eh, dal suo stemma provando in qualche modo a eh, ricostruirne la storia. Quindi in un certo senso mi sono mosso in senso inverso rispetto a quello di Francisco, mi sono messo, mosso in senso eh, diacronico. No? E, allora, prima di tutto, eh, diciamo, mh, perché, partiamo da una domanda, perché scegliere proprio lo stemma, e Non scegliere un altro simbolo, come diciamo, tanti ce ne sono, come tanti simboli, diciamo, ha esaminato e ha preso eh, in carico eh, Francesco. Beh, sono partito mh, dal, da, dallo stemma dal, dallo stemma della città perché mi colpiva molto, mi aveva molto colpito eh, la forte instabilità dell'identità visiva della città. Eh, L'istituzione che la governa, il comune, la municipal, ehm, cambiava eh, continuamente l'aspetto del logo, cambiava continuamente l'identità visiva mentre diciamo, stavamo eh, facendo questa ricerca. E ciò mi eh, incuriosiva molto perché in realtà le regole della comunicazione, lo sappiamo tutti, prevedono una continuità dell'identità visiva mh, per un suo eh, riconoscimento. Ehm, se vediamo anche, questo, diciamo, è un piccolo eh, schema delle, delle varie del logo, insomma, che è stato rifatto quando appunto eh, stavamo facendo questa ricerca, ma vediamo questo, per esempio, un'altra, diciamo così, eh, identità visiva più istituzionale, e qui. Diciamo in questa schermata si dà l'idea di quanto, quanto l'identità visiva della città sia cambiata eh, nel tempo, diciamo di tutte le, le, le trasformazioni del, del, suo, del suo aspetto. E allora diciamo che eh, questo era sintomatico di una forte, eh, in questa diciamo, instabilità era sintomatico di una. Fase di turbolenza semiotica, diremo con, eh, con L'Ortman, cioè eh, di una fase di forte indeterminatezza del senso. Allora, di tale, eh, in tale indeterminatezza del senso si ripete anche non sul piano del contenuto, non solo sul piano dell'espressione, come abbiamo visto sinora, cioè sulla memoria legata al simbolo in particolar modo sulla sua conoscenza mh, e percezione e anche diremo anche affezione da parte dei, dei romani. Se anche oggi voi chiedeste a un romano eh, qual è il simbolo della città, qual è lo stemma della città, bene probabilmente non vi saprebbe rispondere o, e sicuramente non avrebbe coscienza di quello che è il suo... Eh, significato di quelli che sono i suoi significati tantomeno della sua storia e allora questa diciamo era una situazione abbastanza paradossale mm. eh, ciò eh, dovuto al fatto che un simbolo tanto centrale almeno al meta a livello istituzionale della città era del tutto periferico a livello del senso comune era del tutto sconosciuta a livello del senso comune. E allora un ricercatore di semiotica a questo punto non può fare altro che eh, chiedersi il perché, perché che chiedersi una spiegazione di questa indeterminazione del senso, provare diciamo a eh, spiegare il motivo dell'indeterminatezza semantica e sim, eh, eh, sensibile del simbolo. Qui eh, mi, con questa domanda insomma, mi, mi, mi fermo e cedo la parola a Francesco, per cui magari riprende più tardi. Sì, grazie Paolo. Come avete visto, eh, Paolo Sorrentino è subito entrato diciamo, dentro il, il lavoro che abbiamo, che abbiamo fatto. Diciamo che il libro eh, si divide in due parti principali. Una parte che, di cui mi sono occupato principalmente io, chiaramente la ricerca è stata svolta insieme, in dialogo, e sempre con l'idea di costruire una relazione fra, fra le parti. Ma diciamo, la parte su cui io mi sono occupato cerca di tracciare una storia di, simbolica di Roma eh, attraverso i nomi che la identificano. L'idea eh, in questa parte è che il nome della città come diceva Lothman, appunto uno degli autori della simmetria della cultura che insomma più ci ha guidato e che più ci ispira, il nome equivale eh, a, a, al confine in termini spaziali, è ciò che consente di individuare lo spazio cittadino. Dall'altro lato eh, c'è eh, invece il lavoro che ha fatto Paolo partendo dal, dal simbolo visivo, perché diciamo da un lato l'elemento definitorio l'elemento di definizione dell'identità dal lato dei nomi, del linguaggio verbale. Dall'altro lato avevamo l'elemento definitorio dall'atto lato dell'identità dell visiva. In entrambi i casi, come già stava dicendo Paolo, eh, Roma si presenta apparentemente forte, eh, individuata ed individuabile attraverso una serie di, appunto, di segni, come appunto il nome Roma, che è conosciuto in tutto il mondo, che... È diventato il nome, per esempio, di, di tanti quartieri, penso al film di Quaron eh, dedicato a Roma, inteso però come quartiere di, di Città del Messico, ad esempio. E, e dall'altro il fatto che il simbolo, eh, diciamo così, eh, una volta che lo si veda, lo si riconosce, si riconosce l'SPQR, si riconosce in qualche modo la presenza della storia di Roma per quanti modo generico. però come appunto diceva Paolo, poi. Dietro questa apparente identificabilità della città c'è un ribollire di eterogeneità, una mole di segni, di simboli verbali e visivi e più in generale di storie, se vogliamo dire così, di narrazioni che ne fanno un luogo fortemente conflittuale, fortemente anche dinamico. E questo, attenzione, per noi era molto rilevante perché da persone che in quel momento vivevano a Roma, io adesso non vivo più a Roma, Paolo invece è a Roma, vi sta parlando da Roma perché continua a insegnare, a insegnare lì, mentre io poi mi sono trasferito in Sardegna, sono tornato in Sardegna all'Università di Cagliari, ma sapete, in, quel, in quel momento, quando stavamo scrivendo, diciamo nel 2018, poi il libro è uscito nel 2019, c'era un grande dibattito sulla decadenza di Roma, sulla decadenza simboliche e morale della città, una città assediata dai rifiuti, una città in cui i trasporti non funzionano, in cui la corruzione sembra essere onnipresente, in cui si è smarrito un senso unitario e in cui questa dimensione della, dello smarrimento del senso e anche il tentativo di ritrovarlo, questo senso, passava proprio attraverso una serie di tentativi di produzione simbolica, appunto quello che ha mostrato Paolo prima, questo tentativo di rielaborare il simbolo in chiave, in chiave turistica, per esempio, questo Roma in due, è un tentativo fatto dall'amministrazione, per esempio, per ridare una, anche un senso, come possiamo dire, di vicinanza, di, eh, di informalità e anche, se vogliamo, di, eh, di internazionalità. Questo usare il nome in, in inglese, questo Rome, eh, diciamo, Rome eh, in inglese, chiaramente era. Un tentativo molto rischioso molto azzardato poi Paolo mi potrebbe parlare meglio che infatti non ha funzionato dall'altro lato considerate che ormai Roma veniva chiamata principalmente mafia capitale cioè uno dei nomi contemporanei della città che a Roma capitale era stato trasformato in, dal, nel linguaggio giornalistico anche nel linguaggio politico in, da Roma capitale a mafia capitale per cui capite quanto dentro il nome della città e cheggiava ogni volta l'idea di una corruzione, di una illegalità diffusa, di, una, di uno smarrimento, anche di un ruolo, un ruolo di, di, di guida, di, di leadership eh, del, dell'Italia. Contemporaneamente si cercavano, e tutta una serie di altri testi, che cercavano invece di rivalutare o comunque di ridare un significato positivo alla città. Il Venanzio, professor Venanzio, Renato Venanzio, prima parlava del cinema, probabilmente tutti quanti avete visto la grande bellezza di Paolo Sorrentino, che non è il Paolo Sorrentino eh, qui presente, ma il regista Paolo Sorrentino. Beh, la grande bellezza con le sue immagini spettacolari di Roma, eh, con il suo premio, premio Oscar, tra l'altro, è diventato un altro nome della città. Quasi a dire: sì, la città sta perdendo eh, la sua forza, il suo senso dal lato morale, ma continua ad averlo dal lato della, della dimensione dell'immaginario, della dimensione della produzione culturale. E da qui appunto un riecheggiare della Dolce Vita, eh, di Mamma Roma, di tutti i film che hanno fatto in qualche modo grande l'immaginario di Roma nella, nella contemporaneità. Appunto qua è una, una slide, una, una scena fondamentale di Mamma Roma con Anna Magnani. E, diciamo il momento anche della città roma, eh, città, città, roma città aperta, un altro, un altro dei. Per questo in realtà è città Roma città aperta, non è Mamma Roma, scusate, è questa è Roma città aperta. Dunque eh, anche Roma, appunto, invece, come luogo fondamentale dal punto di vista politico-morale. Dunque noi, ecco, noi ci trovavamo dentro questa situazione, una città in crisi o percepita in crisi, addirittura più in crisi di come l'aveva definita nel Medioevo eh, Francesco Petrarca quando disse i muri, eh, i muri di Roma eh, sono crollati, eh, diciamo Roma è in macerie ma la gloria del suo nome è eterna. Qui invece ci trovavamo in una situazione anche il, in cui anche il nome di Roma eh, sembrava in qualche modo eh, oscurato nella sua, nelle sue qualità e allora abbiamo pensato che in, i nomi i simboli eh, di Roma potevano essere un buon ingresso per fare un ragionamento sull'identità della città nel mio caso eh, come stavo, stavo anticipando prima come ha detto Paolo e come in parte ho già anche anticipato negli esempi che vi ho fatto c'era questa situazione sincronica di eh, presenza di molti nomi della città, cioè di molti modi in cui, con cui la città viene chiamata e viene identificata e viene anche vissuta e percepita, perché ogni nome diventa poi un'immagine della città, diventa un modo di, di dargli senso, di dargli forma, di orientare anche proprio il modo di attraversarla fisicamente, cioè di definire cos'è al centro della città e cos'è periferia, quali sono gli stili architettonici che la, che la definiscono e quali invece gli stili architettonici che, la, eh, che, che vanno in qualche modo resi invisibili. Allora, vi faccio semplicemente un, un elenco di nomi che oggi voi trovate in uso dentro la città e che sono lì, in, tutti a disposizione della cittadinanza. Roma Caput Mundi, La città eterna, SPQR Comune di Roma, Roma Capitale. Mafia Capitale, Roma Ladrona, La Lupa, Mamma Roma, Dolce Vita, Suburra, Roma Capoccia, La Grande Bellezza, eh, il Grande Raccordo Anulare, che è un altro dei simboli fisici, ma non solo della, della città. Ecco qua a Roma vi mostra, questo è un documentario che ha vinto il, eh, a Venezia, Sacro Gra, che in qualche modo ha preso il Raccordo Anulare, cioè la strada, la rodovia che circonda Roma come... Una sorta di luogo sacro perché? perché ricrea il confine della città e dunque gli ridà un'identità in un tempo di, di dispersione eh, metropolitana. Allora tutti questi nomi sono lì, sono lì in compresenza, cioè stanno lì tutti assieme, dicendo cose completamente contraddittorie. Perché uno dice Roma Caput Mundi, e dall'altro dice Suburra, eh, una dice Grande Bellezza, dall'altro dice Mafia Capitale, uno dice del dominio sullo spazio, l'altro dice del dominio sul tempo, perché Roma Caput Mundi vuol dire dominio dello spazio, città eterna vuol dire un dominio sul tempo, sulla temporalità. Allora l'idea è stata di andare a ricostruire, ridare un po' di memoria, nel mio caso a queste definizioni, nella mia parte io mi sono occupato appunto di questo, cercando così di rimettere anche un po' in fila eh, questa, questo gioco di produzione di nomi e tutti gli slittamenti che questo gioco di produzione di nomi hanno, eh, hanno rappresentato nella storia millenaria di Roma e anche nel modo in cui ancora oggi vengono mobilitati. Pensate quando il Papa, Papa Francesco, esce sul, dal balcone di Piazza San Pietro il giorno della sua elezione e dice i fratelli cardinali eh, mi, hanno, mi hanno preso dalla fine del mondo ma sono qui di fatto in quel discorso raviva l'idea che Roma sia il culmine, il centro di un mondo, mentre l'Argentina l'America Latina siano in qualche modo alla fine del mondo, è chiaro lui stava citando un romanzo di Sepulveda in questa, in questa frase, eh, ma in qualche modo dà l'idea che, che con lui Roma tornasse ad essere Caput Mundi, chiaramente non era più il Caput Mundi dell'impero militare, ma in qualche misura era il Caput Mundi di una... Eh, di una di una Roma che attraverso di lui rimetteva al centro per esempio i poveri, gli ultimi, i più deboli, quelli che arrivano dalla fine del mondo o che stanno alla fine, alla fine del mondo, secondo una certa visione della sua, del suo messaggio evangelico. Pure pensate a un altro esempio, la lupa. La lupa è uno dei grandi simboli di Roma, è, è diciamo il mito fondatore. È il mito che qua avete la lupa di Carracci queste sono tutte immagini che noi abbiamo messo dentro il libro purtroppo la qualità dentro il libro non è sempre così, così alta perché sono in bianco e nero ma sono tutte immagini che ci servono per accompagnare il lettore dentro la vastità la ricchezza di questo percorso questa è la, è la lupa di Carracci che sfama Romolo e Remo ma abbiamo ecco qua Paolo sta cercando abbiamo poi tutta una serie di lupe contemporanee di rielaborazioni della nella street art, o comunque diciamo nell'immaginario popolare contemporaneo, che portano a una rivisitazione anche dell'idea di lupa. Ecco, per esempio, la lupa già per la sua correlazione con l'appropriazione che ne fece, ne fece il fascismo, dall'altro per il modo in cui oggi viene associata all'immaginario contemporaneo per il modo in cui si può rileggere il mito stesso della lupa, che è il contrario di un mito nazionalista, fascista, è eh? il mito invece di, di, di migranti, di fuggitivi che arrivano dall'Anatolia e, e dalla, da quella che sarebbe la Turchia odierna, da Enea, dalla, fuggono dalla guerra di Troia e, e vanno a fondare una città che è, è fatta per, per, per dare asilo, addirittura la città si fonda, il primo tempio è dedicato al dio asilo. Il fatto che poi la lupa divenga un simbolo anche di divisione interna alla città sulla base delle identità calcistiche, come in questo caso Paolo mi suggerisce giustamente anche attraverso le immagini alcune, alcune dimensioni della nostra analisi, qua vedete il simbolo della Roma, della squadra di calcio della Roma e dall'altro la squadra di calcio della Lazio, una, una delle grandi divisioni mh, popolaresche, per cui la lupa diventa la non più Roma come totalità, ma la Roma dei romanisti, dei torseador della Roma, mentre invece la Lazio diventa, l'Aquila la, diventa il simbolo dei torseadore del, eh, de, dell'altra squadra. Ecco, capite da questi pochi esempi quanto è ricco, complesso, stratificato e dunque anche affascinante eh, lavorare sui simboli, eh, cercare di, non tanto di riportare una, un, un, un ordine che è impossibile, ma anche... Suggerire che da un lato averne un'immagine più chiara aiuta a riflettere sui valori e sulle identificazioni che dominano o che sono marginali, su quelle che sono virtuose o che sono meno virtuose fra queste identificazioni della città, e dall'altro era anche un modo di rimettere a disposizione dei, dei lettori, dei romani, ma di chiunque lega il libro, di rimettere a disposizione tutta una serie di, di potenzialità, di storie che possono essere ravvivate, possono essere utilizzate. Ho fatto l'esempio della lupa perché è uno dei grandi elementi di crisi, di conflitto internamente alla città, oltre alla corruzione, è stato il tema delle migrazioni. E allora è sembrato che Roma fosse una città pura, una città chiusa, eh, che doveva semplicemente respingere. I nuovi, i nuovi arrivati dall'Africa, dal Medio Oriente o da qualunque posto arrivassero. E invece il mito della lupa, è, che è il mito fondante della città, è un mito di accoglienza, è un mito che parla di una cittadinanza che è data a tutti coloro che stanno nella città e che, e che vivono, operano dentro essa, il mito eh, anche ecumenico, se volete, eh, di, fa di Roma il luogo in cui tutti vanno in pellegrinaggio, eh, il famoso detto tutte le strade portano a Roma eh, in qualche modo riconduce anche, anche a questa idea inclusiva, per cui l'idea era come pensare la città, quali, quali narrazioni per esempio utilizzare per eh, una sfida che, la, che non è semplice chiaramente, ma che la città deve affrontare, e cioè la sfida di un cambiamento legato all'arrivo di persone nuove, di persone che non sono in prima istanza romane. Ecco, su questo la storia di Roma, la storia dei simboli che, che, che Roma custodisce, eh, hanno cose da dire e dunque noi abbiamo cercato di, insomma, di, di renderle disponibili eh, utilizzando per l'analisi la, la semiotica, ma poi nel linguaggio cercando invece di, di renderle accessibili, accessibili a tutti. Mi fermo qui, chiaramente ci sarebbe tante altre cose da dire, ripasso la parola a Paolo che si è poi specificamente concentrato proprio sul momento medievale della, eh, della storia di Roma. Per cui, proprio sulla creazione del simbolo che oggi è anche poi simbolo del, del comune di Roma. Che anche quello ha tutta una storia particolare dietro, una storia di una cittadinanza che si, che si mobilita e che chiaramente, eh, nel nostro caso, insomma, serviva anche lì un po' a. A ricordare un momento di, di impegno, un momento civico molto molto importante nella storia, nella storia della città. A te, Paolo. Grazie, grazie Francesco. Beh, a questo eh, punto siamo diciamo così partiti, appunto, dalla, eh, dalla superficie del discorso, dalla sua eh, contemporaneità, dalla contemporaneità di Roma. E dei molti nomi, insomma, dei molti modi in cui eh, si dice Roma e dalle molte mitologie che ne hanno eh, modellato il senso, che ne modellano il senso. E io, come ho detto, come anticipato prima, come anticipato Francesco, appunto, faccio un, eh, un discorso che è un pochettino, eh, che va all'inverso, cioè un discorso storico che cerca di eh, spiegare la percezione del simbolo eh, della città, che è appunto, come dicevamo prima, è, è questo qua, il, il simbolo, eh, questo o anche, forse meglio, questo eh, simbolo qui, lo scudo della città. Io parto proprio da questo scudo per cercare di comprendere, eh, dicio, insomma, quella che è la sua eh, percezione. In questo percorso eh, di eh, ricerca, di ricerca di una spiegazione, ovviamente mi sono basato, e eh, qui mi tolgo, diciamo così, mi tolgo qualche debito, eh, mi sono basato anche sulle eh, ricerche che eh, prima. Eh, Insomma, in qualche modo anche pionieristicamente, eh, ha fatto Francesco Sedda eh, studiando appunto la storia della bandiera dei Sardi, quella che è la storia della bandiera quindi della Sardegna, mh, dove si trova adesso Francesco. Questa eh, quella storia, diciamo, quelle, eh, quel, quel suo lavoro è diventato per me, insomma, in qualche modo un tracciato rispetto al quale diciamo, poter ricostruire no, la, eh, una, metodologia, diciamo così, una metodo metodologia per la ricerca su questa eh, formazione simbolica che è il, il simbolo di Roma, del comune di Roma. Diciamo così che se volessimo andare, eh, se volessimo usare una metafora per esprimere il, il modo in cui Diciamo, eh, abbiamo o proceduto con il, con il lavoro di ricerca, potremmo dire che eh, un po', eh, abbiamo, ci siamo comportati insomma, un po' come gli archeologi, no? che, eh, o comunque come chi studia, il, come chi fa analisi del terreno, no? come chi parte dalla superficie, come dicevamo prima, e piano piano deve scendere verso le, le profondità per vedere quali sono gli strati, gli strati storici. Eh, del terreno e allora è un po' come appunto la tecnica che usano gli archeologi che è quella del carottaggio, no? il carottaggio che cos'è? È proprio questa tecnica di estrazione, di campionamento delle, delle, del sottosuolo per vedere insomma quello che eh, gli strati geologici ci dicono delle epoche eh, a cui quegli strati appartengono. E eh, allora questi, eh, queste estrazioni di campioni di zolle di terreno si chiamano eh, in gergo, in, in italiano si chiamano carote, carota. Eh, allora queste diciamo così: noi abbiamo fatto più campionamenti, abbiamo preso più carote, no? E eh, eh, ogni carota eh, rappresentava appunto un momento della storia della città attraverso diciamo il suo simbolo attraverso le trasformazioni dello stemma di roma e, diciamo che eh, ogni eh, diciamo fuori di metafora quasi ogni, ogni carota rappresenta quella che eh, con l'otman ma anche con la ricerca della cinetica della cultura contemporanea Diremo che è una formazione semiotica, quindi ogni carotta rappresenta una formazione semiotica capace di informarci su quelle che sono le formazioni storiche, discorsive, politiche, estetiche che caratterizzano l'epoca dalla quale abbiamo estratto la nostra, nostra carotta, dalla quale abbiamo fatto il nostro carottaggio. E allora, per esempio, eh, facciamo, divertiamoci insomma, a fare questa, questa estrazione e a vedere quelle che sono le formazioni politiche per ogni, per ogni, eh, per ogni carota. Allora, mh, se andiamo eh, molto, molto eh, in profondità, Arriviamo sino al primo strato, alla eh, prima epoca, al momento di emersione di questo simbolo, al momento di emersione del simbolo eh, della città. Ehm, allora, scopriamo che nel, nel suo strato eh, più profondo troviamo questo, questo tipo di formazione. Eccola qui. Questa, diciamo, è la prima carota che esce fuori a partire da questa, da questa estrazione. Questa è una, la serie che contiene i, eh, i più antichi stemmi eh, della città e che, son, che è stata rinvenuta nelle facciate eh, del Campidoglio, il palazzo, del, la sede del potere istituzionale della città. Mm. Allora, ne troviamo tre tipi, da quello più antico. Che, come vedete, è questo eh, sulla destra: è uno stemma eh, veramente di formazione antichissima. Eh, come vedete, molto più, eh, diciamo così, grezzo rispetto, rispetto a quelli che sono, che sono venuti dopo. Non mi dilungo qui sul, sul, sul modo in cui Diciamo così, si legge eh, l'araldica, al nel, nel modo in cui si leggono queste formazioni, eh, queste particolari formazioni semiotiche. Dirò soltanto che, eh, mostrerò insomma soltanto che, appunto, la sua forma è, uno, è proprio a forma di scudo. Questo è il suo il corpo. Diciamo così, lingua, nel linguaggio tecnico si chiama il corpo dello stemma. E diciamo le sue parti si possono dividere nel campo, che è lo sfondo di colore, come vedete, rosso-porpora. Ogni colore nel, nel, nella nell'araldica ha una codificazione specifica, una identificazione specifica. Il rosso nel, in questo caso deriva appunto dal. Dal, diciamo dal, dal vecchio color porpora che si associava alla eh, romanità imperiale, all'epoca imperiale della città. Poi vediamo le altre, diciamo, le altre componenti, andiamo molto velocemente, che sono le componenti, diciamo, più che altro figurative, mh? Eh, le figure che sono, che si trovano all'interno dello, ste dello stemma. E allora queste due figure sono una piccola croce, come vedete, e, e la eh, scritta, l'S, l'SPQR. Ehm, ovviamente, questa è eh, l'sPQR, sta per Senato Popolosque Romanus, ed è il modo ed è il nome. Hm? Che i romani nel Medioevo e di preciso nel 1143 eh, diedero al, alla loro diciamo neonata assemblea cittadina mh, nel momento in cui decisero di ribaltare il potere della città, ovvero il potere della Chiesa, cioè rappresentato da questa piccola croce. Allora, come vedete. In questo carottaggio, in questa carota, troviamo veramente quello che è, è l'incorporazione ehm, della memoria, diciamo così, della, della città medievale, cioè la memoria di un forte conflitto tra lo stato della Chiesa e il neonato senato romano medievale, no? che riprende appunto il, il senato di epoca repubblicana imperiale ecco qui che nel 1143 nasce nasce questo simbolo e diciamo in qualche modo veicola veicola l'idea che c'è una lotta c'è una guerra in atto per la supremazia della città tra il senato romano che fonda questo simbolo il nuovo senato romano e la chiesa allora Vedete bene che al, quel, il simbolo in questo caso è come una mappa della città che noi possiamo guardare dall'alto, stilizzata, diciamo così, una mappa della città stilizzata che contiene al suo interno i poteri che si fronteggiano il dominio sulla città. Questo è, eh, diciamo così, il, il primo, primo carottaggio. In questo senso, vediamo anche che diciamo. Ci sono delle piccole, delle piccole ma significative evoluzioni, delle piccole ma significative variazioni. Per esempio lo vediamo nell'uso dei materiali e nelle tecniche di formazione del, del simbolo, della formazione semiotica. Vediamo quindi l'uso del mosaico, per esempio, che rappresenta diciamo così, il, eh, una, diciamo un salto di qualità, un'evoluzione in, eh, in superiorità. Del, dello stemma è eh, diciamo una sempre più eh, delineata definizione di quelli che sono i suoi bordi, no? i confini della città rispetto al quale diciamo quella marca eh, dell'enunciazione che costruisce il simbolo diciamo, diciamo così ehm, passando il, il, il termine definisce quelli che sono anche i suoi confini, i suoi Diciamo così, il suo dominio sulla città. Da questo, da questo, da questo primo carottaggio, da questa prima carota, in cui scopriamo che Roma è almeno una ebina, cioè ci sono due entità che diciamo, si fronteggiano per la eh, conquista della, della sovranità no? Del, sulla città, passiamo ad un altro di cui diciamo così ad un altro carotaggio di cui per il momento diciamo abbiamo questa eh, riproduzione nella quale vediamo che è successo qualche cosa, il, lo stemma in qualche modo è cambiato, non è cambiato diciamo proprio eh, lo stemma ma è cambiato la sua testa, il corpo dello stemma rimane identico quello che cambia è la parte che in araldica si chiama testa dello stemma. La testa dello stemma è eh, quella parte nella quale, nella quale si eh, diciamo, inseriscono degli attributi che definiscono le qualità del, eh, dell'identità che lo stemma rappresenta. E allora, questa corona, questa figura che vediamo sulla testa del corpo. Della città, della sua mappa, rappresenta appunto il momento in cui il senato romano vince la battaglia definitivamente con lo Stato della Chiesa. È il momento in cui il senato romano conquista la sovranità sulla, sulla città, no? la sovranità, diciamo così, espande il suo regno, la sua sovranità. Sulla, eh, sulla città. Voi capite che questo è molto, diciamo così, un momento che noi andiamo molto velocemente, ma un momento fondamentale, anche perché, diciamo così, testimonia anche il fatto che il me nel medioevo, che come ha detto prima Francisco, eh, diciamo così, eh, si percepiva in qualche modo, sino anche a qualche anno fa, come un'epoca assolutamente buia in realtà ci sono stati avvenimenti storici che eh, hanno eh, cambiato significativamente il volto, il volto della città. Facciamo, se mi permettete, facciamo un ultimo carottaggio, estraiamo un'ultima carota dal suolo, dal, dal suolo della, storia, della storia di Roma e veniamo a eh, conoscenza di un'altra formazione semiotica, ovvero questa, ehm, questa grande, diciamo così, ehm, questo, questo grande eh, lastra di marmo nel quale viene rappresentato, come vedete, medievale, questo è del 1300, ehm, nel quale viene appunto conservato lo stemma della città. Ecco, è molto interessante, non mi dilungo, ci sarebbe molto da lì, non, non mi posso dilungare nell'analisi, ma è molto interessante vedere, diciamo così, eh, che sono, eh, quella che è la sua, la sua composizione. Sicuramente è una composizione complessa, ma diciamo, che, cosa, che cosa ci dice? Non è stato facile hm, decifrare, diciamo, quelli che sono le sue, le sue componenti, le sue simbole, i suoi, le sue figure, i suoi simboli. Però sicuramente questo, diciamo, questo pilotaggio ci dice una cosa molto semplice, che Roma non è né più una e né più una con la sovranità delle, 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 del Senato, ma è una e molte. Cioè ci sono molte formazioni politiche che in questo, eh, che in questo periodo diciamo così si fronteggiano per. Ehm, reclamare rivendicare la, la loro sovranità sulla città di Roma e queste formazioni politiche come vedete sono rappresentate da questi omini che in qualche modo sorreggono mh, eh, lo stemma, omini mh, che eh, rappresentano le corporazioni mh, eh, che eh, in, in, quel, in quel periodo eh, diciamo, sono attive nella città, ovvero i, la, la nascente diciamo così, classe borghese, sono i balestrieri, sono le, le, ehm, le cooperazioni di commercianti, di mercanti che nel 1300 piano piano si stanno, diciamo così, eh, stanno fronteggiando, stanno eh, diciamo così, portando avanti una battaglia, una vera e propria battaglia contro chi? Contro coloro che in quel periodo effettivamente governavano la città, cioè contro i baroni, la classe aristocratica che diciamo, cercava di ehm, portare il suo dominio sul Senato romano e fare il loro interesse. Come vedete, diciamo così, un'ultima prova di questa negli stemi, diciamo così, incorporata dagli stemi di questa lotta, la si può vedere in questi magnifici stemi sempre medievali, sempre del 1300, sempre di quel periodo in cui, come vedete, i simboli, le figure eh, del Senato, di questa assemblea che nasce nel 1143, lo ripetiamo, contro il potere, il grandissimo potere della Chiesa, vengono ecco inglobati no, queste insegne. Vengono inglobate nelle insegne delle famiglie, poste diciamo al di sotto, come vedete, degli stemmi delle famiglie baronali, che poi saranno quelle che prenderanno e eh, si sì, eh, diciamo contenderanno il potere sullo stato della Chiesa. Qui mi fermo, nel caso qui vi lascio ad altre domande per eh, anticipo, anticipo mh, i periodi che. Diciamo, vengono dopo questa parte medievale sulla quale io mi sono concentrato, appunto perché è una parte molto opaca. È, è stato, diciamo, difficile il lavoro di ricostruzione di dei processi storici, delle informazioni che questi eh, segni, che questi, che questi simboli ci davano. Dico solo che andando avanti nel tempo, con la nascita della Roma barocca, il simbolo, questo grande stemma eh, che rappresenta: anzi, questo stemma che rappresenta la grande storia della Roma Medievale, verrà depotenziato, ed è molto significativo il modo, le strategie di manipolazione al, attraverso le quali una gran, un grande segno di determinatezza, di determinazione eh, politica, morale, civile. Viene, fatto, viene passato a eh, un, diciamo così, una fase di estrema indeterminatezza morale, politica e civile. Mi fermo e passo la parola a Francesco. Grazie Paolo. Eh, qua siamo entrati molto nel dettaglio. Io chiaramente mi, eh, mi scuso con, eh, con i colleghi, noi abbiamo immaginato delle domande da parte di Carmen, dunque non avevamo dei discorsi, diciamo... Eh, in seguito diciamo uno dietro l'altro già preparati però come vedete insomma stiamo cercando di dare, di dare un po di come dice paolo di carottaggi di, di spunti anche di carottaggi dal nostro libro cioè prendendo alcuni elementi io ho visto anche delle domande mi fa piacere rispondere alle domande eh, insomma che sono state sono state sollevate anche perché mh, insomma sono il segno che qualche diciamo curiosità l'abbiamo svegliata intanto eh, la prima che chiedeva Carmen, che sono felice che almeno attraverso le domande è, è presente, è, sta, sta riuscendo a interagire. Prima, perché abbiamo scelto com la, come prima immagine quella del Colosseo con due ragazze davanti? Paolo se la puoi mettere magari. Certo. Me. Eh, ma in realtà questa, questa immagine per noi voleva simboleggiare un po' la, la doppia dimensione. Eh, popolare e, e, e aulica della città, cioè voleva simboleggiare che la storia della città è lì, è onnipresente, viene anche percepita chiaramente come fanno queste ragazze, come fanno i turisti, come fanno anche chiaramente i cittadini, però mh, la portata di questi, di questi simboli a volte è un po' opaca, diventa più uno sfondo dentro una percezione estetica, quando va bene, perché poi chiaramente quando una città la si vive non è neanche più facile vederne la bellezza estetica, perché la si vive come un luogo eh, di attraversamento funzionale per andare da un luogo all'altro, la si vive magari presi da mille pensieri e problemi eh, legati ai, alla vita quotidiana. Adesso chiaramente c'è il caso della pandemia, ma il problema, non so, della disoccupazione, della, del tirare avanti la famiglia e così via. E dunque questa, questa foto secondo noi un po' mischiava i due registri, quello della grandezza, diciamo così, storica di Roma e poi dei suoi vissuti prosaici. Eh, avevamo anche pensato ad un'immagine che ha molto circolato anche sul New York Times, sulla stampa internazionale forse anche sui giornali brasiliani, in cui si vedeva proprio la si vedeva il, sullo sfondo il Colosseo e in primo piano la sporcizia della città. Eh, poi no, abbiamo preferito non, non usarla, però ecco, un po', eh, era, eh, volevamo rappresentare questo dalle stelle alle stalle, o come si dice in portoghese, da un luscio all'iscio. Cioè, questo da un luscio all'iscio ci sembrava un po' eh, rappresentare anche la dinamica del, della città, e per cui abbiamo scelto questa immagine per quel motivo. Seconda considerazione che faceva Carmen, il rapporto con, che si ricollega a questa questione è il rapporto con l'immaginario filmico, anche dell'immaginario americano eh, eh, questa è un'altra l'immagine, mi fermo un attimo l'immagine che ha messo adesso Paolo è quella che abbiamo messo nel retro della copertina dove abbiamo tutto il materiale turistico per rappresentare la città, allora è evidente che questo materiale turistico eh, incorpora grandi simboli incorpora anche pezzi di sapere però è anche chiaro che il suo utilizzo, il fatto di comprarlo per appenderlo su un, su un frigorifero in casa, eh, dice anche di una trivializzazione della, del, della profondità storica, eh, anche dei significati attorno a questi, a questi slogan, a questi, questi luoghi divenuti immagini, anche a queste personalità, a questi personaggi che vediamo rappresentati, antichi, moderni. Eh, contemporanei. Per cui ecco diciamo che l'idea era un po' di giocare su questa doppia anima e come avete visto anche dalla, da quello che ho detto io, da quello che ha detto Paolo, abbiamo sempre cercato un po' a volte di entrare molto anche nella storia della cultura, nei dettagli, come stava facendo adesso Paolo analizzando i simboli, dall'altro però di giocare anche e di tenere molto presente la, le immagini che definiscono la città, forse ancora più dei simboli antichi. Cioè, quando se vediamo l'immagine eh, della Dolce Vita eh, di, di, con Mastroianni e Anita Ekberg eh, dentro la fontana di Trevi, beh, è probabile che questa valga più, più di, di, di tanti altri ragionamenti come identificazione di, di Roma per la gran parte delle eh, de, 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 de persone in giro per il mondo, così come appunto l'immagine. Eh, poco sotto Paolo di eh, Vacanze Romane, eh, eh, diciamo, è un poster che, che trovate anche nei ristoranti, nei ristoranti della città, che è diventata un'altra immagine simbolo. Chiaro che questa è un'immagine molto diciamo, dall'esterno, se vogliamo dire così. Ma attenzione, dall'esterno non intendo soltanto da fuori Roma, da fuori dell'Italia, ma da fuori dello spazio dei vissuti. cioè è per così dire l'immagine di, di quel grande fuori che è l'immaginario cinematografico, che è come una specie di grande sala di proiezione di desideri, di sala di proiezione di, di miti, di sogni, di immagini della città, che molto spesso poi in, film, in alcuni film diventa veramente il sogno di una città, di una città sempre primaverile, di una città segnata solo dalla bellezza. Chiaramente questo è un, è un mito, Già la dolce vita che ha questo titolo così suadente, ma in realtà è una storia molto cupa, è una storia molto travagliata quella di, di, del protagonista, che finisce peraltro con un suicidio. Per cui cioè, l'immagine stereotipica che, che rimanda un po' all'attesa del turista che va a Roma per riempirsi gli occhi di bellezza, per riempirsi gli occhi della magnificenza del luogo. È molto diversa da quella di chi vive la città dall'interno. Soprattutto quando noi scrivevamo in quel periodo di crisi, questa cosa era, era assolutamente lacerante, per cui eh, noi non volevamo rinunciare a, a, a nulla, volevamo mettere insieme tutti questi, questi pezzi di, eh, di identità della città perché comunque la segnano, perché comunque ne fanno un luogo. Ricco di eh, anche di narrazioni di storie e aiutano anche a vedere alcune grandi trasformazioni, un po' come quello che diceva Paolo prima, vedendo il simbolo medievale con l'SPQR, la croce piccola, la corona sopra, poi si passa all'epoca barocca e praticamente il simbolo di Roma diventa il simbolo della Chiesa del Vaticano quando nel Settecento eh, in Russia vogliono fondare una terza Roma, fondano San Pietroburgo, non, eh, non pensano all'SPQR, non pensano al simbolo SPQR, pensano alle chiavi del Vaticano e pensano alla, alla Roma pontificia. Per cui già soltanto guardando la storia dei simboli visivi, nel giro di 200 anni l'identità della città cambia completamente. Bene, se andiamo sui nomi e andiamo su queste mitologie eh, di cui fa parte anche il cinema. Vediamo che dalla Roma caput mundi, cioè dalla Roma che domina spazialmente e politicamente, si passa nel Medioevo, in un momento di crisi, come stavamo dicendo prima, alla Roma città eterna, cioè si passa fine Medioevo nel Quattrocento, all'idea che Roma non è più il, il, il culmine del mondo nel senso del potere politico, ma lo è da un punto di vista morale, chiaramente. Religioso, per cui è eterna, perché è il luogo in cui si è stabilita la Chiesa e dunque in qualche modo incorpora l'eternità del messaggio cristiano e così via. E si passa poi invece a partire dal Novecento alla Roma che domina dal punto di vista estetico, cioè diventa la Roma del cinema, la Roma, ecco, delle grandi immagini da cartolina. La Roma che vince perché, perché manifesta la bellezza, perché manifesta una grandiosità da un punto di vista. Della percezione estetica, per cui vedete, avete, abbiamo seguendo tutto, non soltanto le cose politiche, solo le cose religiose, solo le cose frivole, apparentemente frivole dell'immaginario, ma mettendo insieme tutto. Noi, per esempio, abbiamo tre grandi blocchi: il dominio sullo spazio, il dominio sul tempo, e il dominio, per così dire, sul sentimento. o Comunque, il dominio politico, il dominio morale e religioso, il dominio estetico. Cioè, è come se Roma di tempo in tempo ricercasse una maniera di eh, far valere una sua primazia, una, un suo ruolo di, di primazia, però non è sempre lo stesso il valore che può essere mobilitato per, per far valere questa primazia. E anche i film, per esempio, americani, per quanto possano apparire semplicistici da certi punti di vista, però dal, da, da un altro punto di vista consentono di ricostruire un'idea di, eh, di primazia, un'idea di dominio. E qua vedete un americano a Roma di Alberto Sordi: si potrebbe anche giocare. Paolo mi provoca chiaramente, mettendo delle immagini, facendo scorrere la barra laterale vorticosamente. Chiaramente, un americano a Roma è, è, è esattamente anche il. Eh, non so se conoscete il film Alberto Sordi, a cui oggi è dedicata la Galleria Alberto Sordi proprio. Eh, diciamo nel cuore di Roma vicino a Palazzo Chigi dunque al palazzo del governo, eh, del governo italiano, del primo ministro italiano eh, in un'americana Roma gioca esattamente a criticare quell'immaginario perché? Perché lui parte adesso nella scena madre che non possiamo mostrare ma forse ricorderete parte dicendo eh, hamburger eh, cioè, vuole fare l'americana e poi la finisce a mangiarsi, a mangiarsi di, di spaghetti è come a dire che alla fine il vero trionfo, diciamo, è quello di ribadire l'identità verace, verace romanesca, invece di fare l'americano, bisogna fare, bisogna fare l'italiano, il romano, il romano vero. Per cui, dentro il sapere eh, del cinematografico, adesso diciamo quello cinematografico, noi poi abbiamo considerato anche le serie TV, abbiamo considerato anche, per esempio, alcuni alcuni alcune gra graphic novel, alcuni fumetti. Che oggi hanno molto riscritto l'identità della, della città o gli hanno fornito nuove narrazioni, ma c'è una, una messa in gioco di, di, dei temi, dei grandi temi dell'identità e dell'identificazione. E poi, eh, per arrivare alla domanda eh, che faceva Evaldo, eh, c'è dentro tutto questo la dimensione, la dimensione schietamente popolaresca che passa oggi attraverso per esempio il calcio, non solo, eh, e che si trasmette anche attraverso per esempio le canzoni, attraverso per esempio il teatro popolare romano e tutta anche la, la, la storia della canzone popolaresca romana, che ha un ruolo importante perché è un grande bacino anche lì di modi i modi di dire di pensare la città, per cui dal belli, per esempio, che chiaramente abbiamo citato, per esempio la sua, la sua poesia sull'SPQR, che è in romanesco gioca a smontare quelle quattro lettere, dice lui, quelle, quelle lettere che, che possono voler dire tante cose, non vogliono dire soltanto Senatus Populosque romano, ma possono, ma possono voler dire. Invece molto più grevi, anche più corrosive di critica al potere e che arriva appunto anche nelle canzoni di, di venditi. Io, prima, quando vi ho citato tutta la serie di nomi, ho ricordato Roma Capoccia, che poi è un grande inno della, della romanità. E che anche lì, è a guardare bene la, la canzone al suo interno, parla esattamente di Roma Capoccia in romanesco, vuol dire Roma caput vuol dire Roma capo del mondo, e, e chiaramente. La canzone si chiede a quali condizioni Roma, una Roma che negli anni 70 era comunque un luogo, eh, diciamo, non certo turisticizzato come, come oggi, un luogo dove appunto l'emarginazione sociale, il tema della violenza urbana era chiaramente presente, come poteva essere quella Roma, Roma capoccia? Per cui c'è dentro la cultura popolare e chiaramente anche quella che sopravvive attraverso il romanesco, attraverso le produzioni eh, che anche linguisticamente rimandano all'influsso all romanesco che ogni volta viene ri, ri, ritradotto, magari si è perso l'uso del romanesco in senso, in senso diciamo così di utilizzo quotidiano, ma magari nell'ambito artistico, anche nell'ambito della creatività, ehm, anche politica eh, o comunque di quella anche delle reti, dei social, delle reti sociali. E ritorna ecco c'è questa rimessa in gioco continua. Un esempio è che è diventato famoso qualche anno fa, è stato l'utilizzo del DAI, che sarebbe un po' il eh, Andiamo, come on in inglese, il DAI romanesco è diventato uno degli slogan di, di, di una campagna elettorale, e poi di, di quello che è stato uno, uno dei sindaci della città. Per cui questo patrimonio, ancora una volta, c'è cioè un'esuberanza, un eccesso di materiale simbolico che Roma mette, mette a disposizione. E, e, e il, per noi il gusto, anche il, il divertimento intellettuale, era quello di provare a tracciare alcune di, questi, di queste connessioni e non fare il gioco di chi si dedica soltanto che ne so, alla storia imperiale oppure soltanto alla storia... Popolare, soltanto alla storia eh, dei simboli dell'architettura medievale, o soltanto alla, alla dimensione del cinema o delle reti, delle reti di internet, ma provare un po' a lavorare su tutto. Per esempio, in alcuni casi chiedendoci: ma se c'è un luogo che definisce la Roma Caput Mundi, se dovessimo sintetizzarla in un'immagine, qual è? Eh beh, un esperimento molto semplice che abbiamo fatto e che può venire in mente a tutti di fare è quello di andare su Google Immagini e scrivere Roma Caput Mundi e vedere quali sono, quali sono le, le, le immagini che vengono fuori. Per esempio Roma Caput Mundi viene fuori il Colosseo, ma se scriviamo Roma Città Eterna invece viene fuori la visuale della, eh, del Vaticano, viene fuori la strada che è stata aperta eh, via della conciliazione, aperta Eccola qua, da, vedete qui è via della conciliazione prima che venissero abbattuti i palazzi, alcuni tra l'altro di origine medievale, che la chiudevano e che facevano sì che il fedele, quando arrivava sulla piazza, dovesse avere, dopo essere stato in mezzo ai vicoli della città, dovesse avere una visione di estasi. Beh, questa strada è stata abbattuta dal fascismo, come, come è successo poi per i fori imperiali, che sono stati abbattuti per far vedere... Eh, il Colosseo, da, già da piazza, da piazza Venezia, e sono delle grandi visuali che i turisti riconoscono immediatamente. I turisti, o comunque chiunque fotografa la città, tende a riconoscere come identificative, e, e poi l'algoritmo di, eh, di Google ce le riporta. Qui abbiamo la piazza del Campidoglio, un altro grande, grande scorcio classico con la statua di, di Marco Aurelio al centro, che peraltro nel medioevo veniva confuso, si pensava che fosse Costantino eh, dunque il primo, il, primo il primo imperatore cristiano dunque capite che c'è una, una, un, una volontà da parte nostra ecco con tutta l'umiltà del caso perché ci rendiamo conto che non siamo specialisti di tutto però con gli strumenti della semiotica l'idea era di ricollegare i tasselli, i frammenti di questa storia simbolica e culturale ricchissima e magari riuscire a vedere proprio il gioco di traduzione cioè riuscire a far vedere i meccanismi che si fanno passare dentro la quotidianità delle vicende storiche enormi o che appunto eh, riducono eh, diciamo anche vissuti passati a dei simboli come, come se non ci fosse dietro per esempio le storie anche della, de, de, de la, del popolo romano Ben prima, ben prima, diciamo, della contemporaneità, come se appunto vedere una lupa sia direttamente un mito, ma là dietro c'è molto di più che un, un semplice mito, ci sono vissuti, vissuti collettivi importanti. Paolo, non so se c'è una la professoressa Michelle Garcia, non so se vuoi rispondere tu. Intanto io, io ti ringrazio, purtroppo non vedo la chat. Ah, non vedi la chat? No, chiedendo lo schermo non la vedo. Ah, dice l'immagine stereotipica di Roma viene non solo rinforzata dai materiali turistici, ma anche dai materiali didattici di lingua italiana per stranieri. È così che ne pensate? Eh, ehm... questo, questo credo che ce lo dovreste dire voi che, <ride> che, avete, che avete, diciamo, conoscenza del materiale che viene prodotto. Chiaramente eh, può essere interessante allargare il anche il ragionamento ad altri materiali che noi non abbiamo preso in considerazione, noi chiaramente ci siamo rivolti soprattutto a quelli che, che hanno per così dire un effetto politico sulla città, faccio un esempio, gli autobus eh, che Paolo ha mostrato prima, uno dice ma perché avete messo degli autobus? Chiaramente li abbiamo messi, messi perché c'è tutta una questione legata alla costruzione dell'identità della città, vedete che c'è diciamo tutta la scelta del colore ci sono una serie di simboli che magari adesso qua non si vedono non si vedono bene ma che sono anche utili perché in quel momento c'era tutto un tentativo di costruire un'immagine coordinata della città ma li abbiamo messi anche perché quando abbiamo lavorato su, per chiudere il libro eh, una delle tematiche che più aveva fatto il giro del mondo era che gli autobus della città molti autobus si incendiavano stavano prendendo fuoco, cioè la gente a un certo punto era costretta a scendere dall'autobus perché l'autobus andava in fiamme. Allora voi capite che eh, nell'immaginario collettivo internazionale eh, l'idea che a Roma gli autobus prendano fuoco, che in una città che è una delle grandi città del mondo ed una capitale di uno Stato, una, un autobus possa prendere fuoco, diventa una, uh, un simbolo. Nel senso proprio più, più, più banale del termine, cioè le grandi fotografie sul Washington Post, su, sulla, immagino sulla foglia di San Paolo magari eh, o su altri giornali, su altri giornali brasiliani. A noi è capitato di vederle utilizzate proprio per dire la decadenza di Roma si vede da questo prendere fuoco. Poi non vi sfuggirà che in questo prendere fuoco c'è anche un ravvivarsi dell'idea di Nerone che brucia la città, dei, di delle storie che per così dire hanno segnato l'idea che. Di questa città grandissima, che però ad un certo punto eh, finisce distrutta, per esempio, anche dalla follia dei suoi governanti o della, dei suoi cittadini. Per cui a noi veniva facile prendere, prendere in considerazione questo, magari abbiamo preso meno in considerazione il tema del, dei materiali didattici, sarebbe interessante vedere lì come viene presentata Roma. Se, per esempio, viene presentata con un'identità. Contraddittoria come la stiamo descrivendo adesso, oppure se se ne dà un'immagine più turistica, quasi idealizzata di una città perfetta, di una città in cui chiunque vorrebbe andare a vivere o almeno a trascorrere una parte della sua, eh, del suo tempo anche per imparare, per imparare la lingua italiana. Per cui, eh, grazie mille per lo stimolo, che magari può essere anche eh, l'inizio di un progetto di, di collaborazione perché comunque. Adesso io non insegno più a Roma, ma Paolo ci lavora e comunque l'idea è di continuare a portare avanti, eh, a portare avanti questo tipo di, eh, di, 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 di ricerca, anche di, di sommovimenti. Potrebbe essere interessante fare un lavoro sull'identità di Roma vista dal Brasile, ecco, vista da, da, da un luogo specifico, cosa, cosa si sa e cosa si dice di Roma dal Brasile, cosa se ne dice per esempio nell'ambito dei media di massa, cosa se ne dice nelle reti social, cosa se ne dice invece negli ambiti dell'italianistica, dove chiaramente il tipo di eh, conoscenza eh, di Roma, dell'Italia, dell'italiano è di un altro livello, è molto più approfondito. Eh, Prima ho detto Michel, ma invece era Denisi. Eh, invece Michel eh, ringraziava, grazie mille per i complimenti, e anche a Wagner, grazie mille. E siamo veramente contenti ecco, che stiate diciamo, trovando spunti apprezzando. e apprezzando Carmen diceva ma il Colosseo rappresenta oltre al potere le sofferenze di coloro i quali sono stati ammazzati e i turisti se ne accorgono e questo appunto fa parte un po' di questa di questa dimensione allora, noi con Umberto Eco in alcuni casi abbiamo detto che certi significati se possiamo dirlo in termini un po' più tecnici certe valorizzazioni semantiche Chiaramente vengono magnificate o narcotizzate a seconda di chi guarda la città. Eh, uno delle parti che io ho scritto inizia dicendo: Ok, a me era capitato, ero in metropolitana, ho visto una grande affissione pubblicitaria che parlava di una offerta legata ad una tariffa del, del cellulare eh, per fare le chiamate, le chiamate, diciamo, il, 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 il prospetto finanziario. Diceva: Fatti questa. Questa tariffa è quella giusta per chi vive a Roma, Caput Mundi. Allora, quando uno è in metropolitana, come era me, e sta prendendo la metropolitana, e ci sono migliaia di persone, la metropolitana è in ritardo, tu sei stanco, stai prendendo la metropolitana per andare a vivere lontano dal centro perché un docente universitario giovane come ero io all'epoca non vive in centro, ma vive verso non la periferia, ma comunque nei quartieri sicuramente non, non centrali non pensi davanti a tutto questo a Roma Caput Mundi non pensi agli imperatori pensi che quella è il passato che non c'entra quasi più nulla con il presente della città per cui ma magari invece chi sta andando il turista che sta andando verso il centro magari non capisce neanche bene la pubblicità ma legge Roma Caput Mundi sta andando verso Colosseo sta andando verso eh, il, il Vaticano magari quella o verso eh, il Campidoglio, magari quella scritta invece gli evoca un senso di grandezza, gli evoca un senso di, di forza, un senso di storia. Eh, Roma ha una, ha una grande fortuna, chiaramente non è la civiltà più antica eh, del mondo, ce ne sono di molto più antiche, però ha una continuità di presenza, anche una continuità di nome che chiaramente chiunque vive la città la, la percepisce, la sente come un elemento di profondità storica e di potenza storica. Per cui anche qui chi è che guarda e chi è che narcotizza o magnifica certe, eh, certe, certe, certi valori semantici, certe narrazioni, certe, certi vissuti storici? Chiaro che se uno fosse andato a vedere il Colosseo, dopo aver visto il film eh, su, eh, su Spartaco, eh, se non ricordo male, quello con, ricordatemi l'attore Paolo, ti ricordi, ricordi l'attore famoso americano? Eh, adesso non mi viene in mente, eh, ma comunque... Mi viene mente. Eh, adesso ce l'ho presente, diciamo, ho il viso presente, è l'attore che di recente ha fatto anche interpretato una serie tv dedicata al magnate della, della Fox, eh, uno dei, dei mentori di Trump. Adesso però non mi, viene, non mi viene il nome. Certo che se uno avesse... Avessi fosse andato al, al Colosseo dopo aver visto quel film, dove comunque c'è tutto il tema. Di... Non era Sparta, era il Gladiatore. Era, era il Gladiatore. Ah, okay. eh, se uno fosse andato a vedere quel film dopo aver visto il Gladiatore, sicuramente avrebbe immaginato, eh, diciamo, dietro quelle pietre e quella, e quella storia di magnificenza, anche il vissuto più sanguinoso. Russell Crowe, Crow, esattamente, Russell Crowe era, era il, il protagonista del Gladiatore. Ecco, su queste interferenze, ancora una volta, secondo me è interessante giocare. Ci sono alcuni colleghi, eh, i colleghi che, che studiano soprattutto i processi di turisticizzazione della città, cioè di come la città sta diventando, nel bene e nel male, un oggetto turistico, eh, soprattutto il centro della città, che lavorano molto su questo, cioè su come la comunicazione turistica stia cambiando il volto, la percezione della città. Io faccio solo un esempio, quando uno va a Roma e, e, e pensa alla Roma Caput Mundi, beh sostanzialmente si aspetta di vedere e i suoi occhi tendono a vedere, a magnificare soltanto la città eh, latina, la città dell'antichità romana, nel senso la città classica chi va e pensa alla città eterna, il fedele che va nella città con lo sguardo rivolto alla dimensione religiosa, tende a vedere soprattutto il barocco. E per esempio, questi due modi di guardare la città escludono la gran parte dell'architettura della città. Escludono sicuramente l'architettura medievale che già di per sé è poco riconosciuta e riconoscibile, ma che c'è ma per esempio, escludono la Roma capitale, cioè la Roma ottocentesca, la Roma costruita dai Savoia, cioè il momento in cui la, la casata dei Savoia, insieme a Garibaldi, diciamo, unifica l'Italia. C'è la presa di Porta Pia 1870-71, e, e, e Roma viene riscritta proprio da un tessuto urbano che assomiglia alle città del nord Italia, a Torino soprattutto, e anche. E anche a Milano, ma questa parte che è, è, è il grosso della città è la parte, diciamo, se fai vedere la l'immagine di, 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 di piazza, piazza Montecitorio, Paolo. Quella di io, io eh, non, non si vede lo schermo. Io ho messo ho digitato su Google il, il vittoriano. Ma ah, non so. Ma ma no, ma vabbè, ma, no vabbè. se tu metti però il no. l'immagine che avevamo messo noi, quella di. Mh, della, del, di, no, no, del Campidoglio scusa, di Montecitorio Ce la sì. ah, Eccola, eccola, quella, eh, questa è una classica immagine del, del Campidoglio. Beh, questi sono tutti palazzi eh, ottocenteschi, cioè è, 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 il momento, è il momento della fondazione di Roma come, come, capitale, come capitale del regno d'Italia. Quanto questa dimensione architettonica è percepita? o piuttosto è neutralizzata con tutte le sue storie, con i suoi intrighi, con i suoi rovesci di, 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 di fortune e quanto è concepito il momento storico in cui questa eh, quest architettura prende forma? Beh, davanti alla Roma della latinità e la Roma del barocca eh, e dunque del papato, la nostra ipotesi era che molti non se ne accorgano o comunque non li percepiscono come degli oggetti Estetici e storici, per cui quello che tu chiedevi, Carmen, è, è un grande problema: è il problema appunto di come le persone danno senso ai, ai vissuti, anche allo spazio. Eh, quanto si rendano conto della, della presenza di storia che c'è dietro, eh, dietro gli oggetti che, che sono lì, che formano lo spazio, lo spazio urbano. Sì. Se posso mi riaggancio un attimo sì. a questa tua ultima cosa, proprio per fare una chiusa, anche perché siamo andati un po' in là. Eh, no, perché esattamente, cioè in qualche modo tu eh, davi una, con questo ragionamento conclusivo che hai fatto appunto sulle logiche di narcotizzazione del senso che vengono attivate a partire no, dalle, dai vissuti e, dalle, e dai modi di intendere la città, Beh, rispondevi un po' eh, alla, a quella domanda, diciamo così, che mi sono fatto eh, in partenza, no? dalla quale sono partito, ovvero perché, non, perché il, il simbolo, perché lo stemma eh, di Roma in qualche modo è sparito, no? Dal, non è che è sparito dall'immaginario, però perché è caduto un po' nell'oblio? Eh, diventando sempre più piccolo per esempio anche nel sia visivamente vedete questo è l'ultimo l'ultimo logo in cui effettivamente si dà eh, diciamo così eh, priorità alla scritta Roma capitale evocando con questo nome appunto l'ultimo periodo della città quello che è legato alla formazione dello stato dello stato italiano beh con ehm, con questo nome Roma Capitale, e soprattutto con l'idea eh, diciamo che comunque lo Stato della Chiesa non è più eh, un, un nemico, ma è anzi addirittura un attore che in qualche modo favorisce il destino della città, perché ci sono tanti flussi turistici e di pellegrini che arrivano a Roma proprio perché è. Come dice lo statuto della città capitale della cristianità, capitale della cultura, capitale d'Italia. E allora, questa è eh, la risposta alla domanda che facevo che, mi avevo fatto in, che avevo fatto in partenza: perché non sparisce? Perché in qualche modo il, lo stemma della città passa in secondo piano e quasi sparisce? Beh, perché proprio non eh, è, diciamo così, indicibile. Eh, cioè, il suo mitismo, il, il conflitto che incorpora tra la città e lo stato della chiesa è indicibile nel presente, è intraducibile nel sistema contemporaneo della città che, diciamo, ha, come ha detto prima Francesco, anche cancellato, rimosso dal paesaggio urbano il medioevo. Quindi, quel medioevo non può essere in qualche modo più tradotto nella, nella contemporaneità, e questa è un po'. La spiegazione che, a cui volevo arrivare. Quindi ringrazio Francesco per avermi dato il ganzo per, per le conclusioni, no, grazie a te, Paolo, figurati. Anzi, scusa, io mi sono preso un po' di tempo rispondendo, no, no. Che vedevo, vedevo le, le, i commenti eh, a Carmen. Che ha fatto un'altra un domanda relativa, alla, a, diciamo al libro se il libro Roma Piccola Stella Simbolica è il primo di una serie, in realtà. No, nel senso che noi l'abbiamo pubblicato appunto con una casa editrice che è una casa editrice romana che è molto presente anche sui temi della storia simbolica di Roma, ma diciamo non, non, non c'è una. non era dentro una collana, eh, come possiamo dire, che prevedeva una serie di libri a tema. Certo, l'idea è che si, ci, ci si ritrova dentro una. Eh, uno spazio, diciamo, editoriale che era molto interessato ai simboli ed era molto interessato a, a, a portare ai Romani, a non solo, il, eh, diciamo, uno strumento per leggere, per leggere loro, la loro storia, uno strumento diverso dal solito, perché chiaramente lo sapete, di storie di Roma ce ne sono un'infinità. e Di libri, anche, per esempio, su Roma, diciamo sulla città di Roma vista dal turista, sulla città di Roma come, come eh, spazio denso di storie. C'è un grande, uno dei protagonisti della cultura italiana, che è Corrado Augias, che ha scritto diversi libri che si intitolano I Segreti di Roma e, e chiaramente lui dice, ecco, in questa casa è successo questo, in quest'altro luogo non lo sapete, ma ci sono state tutta una serie di vicende politiche, sociali importanti. Allora, è chiaro che noi... Volevamo fare un'altra cosa perché eh, diciamo, avevamo un'impressione che vale, credo in generale, che la semiotica, eh, noi docenti, noi che lavoriamo nell'ambito accademico, a volte facciamo un grande lavoro di ricerca, facciamo un grande sforzo di, eh, di studio, di approfondimento, eh, però molto spesso questo lavoro rimane chiuso dentro le nostre aule, rimane chiuso dentro il circuito dei colleghi, degli studenti magari, ma fondamentalmente non arriva eh, a, ad un pubblico più, più grande, a un pubblico più ampio di persone che non hanno studiato, che non studiano, eh, che semplicemente non studiano semiotica, non studiano, studiano storia. Allora anche la collocazione editoriale per noi era un modo di cercare di rompere, di abbattere questo muro. E di andare verso, verso un pubblico più grande. Il fatto che poi diverse anche televisioni eh, romane ci abbiano, eh, ci abbiano intervistato, che diversi giornali, anche eh, insomma, giornali italiani importanti, abbiano fatto delle recensioni, che passando per Roma in alcune in librerie anche del centro eh, si vedesse il libro esposto eh, nella, nella, nella vetrina. Eh, insomma ci ha dato l'idea ecco, che ne è valsa la pena che non era dentro una collana dedicata specificamente alla storia di Roma, ma era in una collana, diciamo, in una collocazione editoriale giusta per provare ad arrivare ad un pubblico che altrimenti vive la città senza farsi tante domande, oppure che crede di sapere tanto, ma non sa sicuramente tutto e soprattutto non lo sa con quel tipo di... Sensibilità o di gioco che noi volevamo proporre, eh, per cui ecco, la nostra idea era questa. Dopodiché, questo libro, come dicevo all'inizio, fa parte di una serie di pubblicazioni eh, che nell'ambito della sapienza del, di, di, di Roma Tor Vergata e di questo progetto di cooperazione anche con, con la Pontificia di San Paolo, abbiamo, abbiamo pubblicato negli anni. E, e, e che rimangono anche lì come una testimonianza di, di, un, di, diciamo, di un lavoro. Tra l'altro, adesso che ci penso, una, una parte anche di questi lavori, anche miei e di Paolo, eh, li abbiamo pubblicati anche con, eh, a seguito di un, di un convegno organizzato proprio dall'Uergi, da dei colleghi del CAC, del, del Centro Arti e Sidagi del, dell'Uergi, abbiamo curato un numero eh, della, della rivista Logos. Eh, dove avevamo parlato proprio di eh, più in dettaglio, più tecnicamente di queste cose, per cui ecco l'idea era, siamo riusciti a sviluppare dei ragionamenti accademici, l'abbiamo fatto a Roma l'abbiamo fatto a San Paolo, l'abbiamo fatto a Rio de Janeiro io avevo presentato appunto in un convegno del CACI il, eh, una, una parte ecco, di questo studio, nel, mi pare nel 2000, 2013 però non ci bastava volevamo, volevamo provare a parlare alla ai romani, diciamo, nel, loro, nel loro insieme. Questo è stato il nostro, il nostro sforzo e devo dire che, insomma, nel piccolo diciamo, della nostra opera, insomma, siamo, siamo soddisfatti perché abbiamo avuto dei riscontri anche, per esempio, dei colleghi importanti, anche diciamo che hanno avuto ruoli politici, che hanno avuto ruolo anche nell'intervento nell sul paesaggio urbano, architetti, urbanisti. Ci hanno detto, ecco, questa era una, era una, è una buona chiave di lettura, cioè è un modo diverso di provare a, a infondere mh, diciamo, degli spunti dentro un discorso sulla città che è molto bloccato. Per esempio, un discorso che è molto bloccato sull'antitesi fra il vecchio e il nuovo, ad esempio, cioè c'è questo grande scontro a Roma che nulla si può fare di nuovo perché deve trionfare il vecchio oppure che bisogna svecchiare la città e fare cose assolutamente nuove anche a costo di perdersi diciamo la storia ecco il nostro lavoro invece è stato apprezzato anche perché cercava di tenere insieme queste dimensioni in fondo poi uno dei, dei nostri concetti centrali è il concetto di traduzione eh, che, che, che non è solo la traduzione linguistica ma è anche la traduzione intersemiotica e dunque per noi lavorare sulla traduzione fra il vecchio e il nuovo fra il popolare e l'elitario fra le storie eh, passate e l'immaginario presente, fra il verbale e il visivo, era tutto un modo per trovare una chiave di, di lettura e anche di contributo alla vita della città un po', po diversa. Il libro... Eh, Alfonso ci accompagna da YouTube, potrebbe dare la risposta perché lui può essere... Ah sì, per Alfonso io avevo scritto la risposta in, in chat e credevo che ci vedesse. No, e Alfonso, il, è vero quello che tu scrivi? In realtà eh, il Colosseo, questo è un nome diciamo, che, che ormai è condiviso a livello globale, ma quello era l'anfiteatro Fla Flavio, appunto perché era stato voluto dall'imperatore eh, dall Flavio. Anche qui eh, c'è, diciamo, il, eh, ancora una volta il segno di come poi i nomi incidano sull'identità sull sull dei, dei luoghi e anche le narrazioni, perché per esempio il, il nome Colosseo poi è diventato un po' eh, identificativo di, di tutti quei luoghi anche, diciamo, fuori da, dall'Italia, in giro per l'Europa, in cui si ritrovano altri Colossei. Per cui è, è servito a dare un po' questa questa idea diciamo di una, di una potenza globale di Roma per cui eh, Flavio è passato se lo sono per così dire dimenticati ma l'idea di Colosseo e la sua iconicità la dimensione iconica tanto del, dell'oggetto architettonico quanto del nome è, è, in qualche modo è, è rimasta e per il libro si può trovare chiaramente online si può trovare sulle varie piattaforme di vendita, di vendita di libri oltre chiaramente nelle librerie di roma eh, chi non dovesse passare eh, chi, chi dovesse passare da roma in questo periodo purtroppo è un po è un po difficile però ecco diciamo è, è a disposizione grazie a voi grazie a voi per i complimenti eh, insomma siamo siamo Molto contenti di aver avuto la possibilità di, di parlare di questo, di questo libro, di questa ricerca. Per cui grazie davvero. Grazie, grazie anche da parte mia, molto obrigado. Allora, um, professore Francesco Seda, professore Paolo Sorrentino, vi ringraziamo di nuovo e ringraziamo anche la professoressa Carmen che anche se a distanza ha, <ride> fatto, eh, ha, messo delle domande, ha fatto delle domande interessanti e ha partecipato eh, contribuendo con le sue domande a questo intervento che voi avete fatto che è stato meraviglioso okay. ringrazio tantissimo e aspetto che possiamo essere di nuovo insieme in altre opportunità lo speriamo, lo speriamo molto anche noi, di vederci a Rio, a Roma, in Sardegna, insomma, trovare il modo di rincontrarci e continuare a, a dialogare insieme. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti, obrigado. Obrigato. Grazie.